la volta precedente. Allora, intanto introduco gli argomenti che tratteremo oggi, che come sapete riguardano il trasporto internazionale e poi in particolare le condizioni di resa, le clausole Incoterms. In particolare vedremo, insomma, le varie tipologie e modalità di trasporto. Quali sono i ruoli delle figure principali, quindi dello spedizioniere, del vettore, i principali contratti e documenti di trasporto, quindi per le diverse modalità del trasporto internazionale, e poi appunto approfondiremo le clausole Incoterms. Prima di entrare, diciamo, nell'argomento di oggi, propongo appunto, come abbiamo fatto la volta scorsa, di iniziare con le domande che nel frattempo erano state inoltrate, quindi cercando di dare una risposta nel merito dei temi che sono stati posti, cercando ovviamente di rimanere diciamo sulle indicazioni. Linee guida, insomma, come orientarsi nella disciplina che riguarda questi temi e eventualmente quali procedure seguire per arrivare, diciamo, a una soluzione del problema per quanto possibile in autonomia. E ricordo comunque che si tratta di temi abbastanza specifici, per i quali ovviamente è anche sempre raccomandabile, qualora si abbiano comunque dei dubbi, di acquisire anche un parere professionale qualificato prima di prendere delle decisioni o di diciamo mettere in atto delle azioni riguardo a attività appunto relative a pratiche doganali. E quant'altro. Allora, la prima una domanda che è stata posta riguardava ancora il tema che abbiamo trattato nella prima parte, e cioè in particolare l'attribuzione del codice doganale per un determinato prodotto. Nel caso specifico si trattava di un prodotto che diciamo non è di immediata collocazione, di immediata individuazione, per cui l'azienda che ha posto la domanda chiedeva se il codice individuato al momento fosse, diciamo, quello corretto o meno. Allora, quello che cercherò di fare è di dare qualche indicazione su come fare eventualmente ulteriori verifiche e poi, se è il caso, quindi se non si riuscisse ad individuare in modo univoco e chiaro il codice da attribuire, come fare eventualmente per richiedere l'informazione tariffaria vincolante che, se vi ricordate, era quella possibilità offerta dal codice doganale europeo per avere una risposta, un chiarimento definitivo riguardo all'attribuzione di un codice per una determinata merce. I passaggi, diciamo, da fare, richiamando anche un po' quello che avevamo già detto, la prima cosa da fare ovviamente è quella di fare delle verifiche, diciamo, sulla base delle indicazioni della documentazione disponibile in merito, quindi a partire da quello che è il regolamento dell'Unione Europea relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica, quindi alla tariffa doganale comune, in combinazione eventualmente con il regolamento di esecuzione che chiarisce ulteriori aspetti. Questa è la parte, diciamo, normativa che disciplina questo tema.
Esistono poi delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata che sono state messe, diciamo, pubblicate successivamente appunto per fornire ulteriori chiarimenti sul processo di attribuzione di un codice doganale e che appunto possono essere consultate, danno delle indicazioni sul procedimento, sulla logica da seguire per individuare il codice. Oltre alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, esistono delle note esplicative della nomenclatura combinata pubblicate dall'Unione Europea. Esistono delle ulteriori note esplicative del sistema armonizzato, che se vi ricordate era il codice utilizzato in ambito internazionale, quindi non specifico per l'Unione Europea, ma il codice poi utilizzato, quindi la nomenclatura combinata e poi il TARIC, sono codici comunque composti a partire dal codice internazionale del sistema armonizzato. E quindi questi sono i passaggi da fare per avere eventualmente chiarimenti sulla procedura da seguire per individuare il codice, oltre appunto a delle indicazioni interpretative, quindi al di là di quello che stabiliscono le norme, vengono dati degli strumenti che guidano il processo di interpretazione di queste norme. Quindi diciamo questa prima parte rappresenta una verifica, diciamo, di tipo documentale. Una volta diciamo assolta questa parte, quello che si può ancora fare è consultare la banca dati dell'Unione Europea, dove sono registrate tutte le informazioni tariffarie vincolanti emesse dalle autorità doganali dei vari paesi dell'Unione Europea fino al momento attuale, diciamo. Quindi quello che è possibile fare è anche andare a vedere se per quel tipo di prodotto in passato sono già state richieste delle informazioni tariffarie vincolanti alle autorità doganali, e questo ovviamente può, sebbene non sia, come abbiamo ricordato anche parlando appunto dell'informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria vincolante vale solo ed esclusivamente per quella specifica merce per cui è stata richiesta e solo nei confronti dell'azienda che l'ha richiesta. È chiaro però che rappresenta un'indicazione, un indizio, cioè se l'autorità doganale ha attribuito un determinato codice a quel determinato prodotto è diciamo già un'indicazione da tenere presente. Questo, diciamo, per quanto riguarda le verifiche che è possibile fare. E a questo punto io farei eventualmente, posso far vedere il collegamento alla banca dati dell'Unione Europea per le informazioni tariffarie vincolanti. Vediamo se riesco a pubblicarlo. Allora, consultazione dell'ITV, condividi. Ecco, dovreste, a questo punto dovrebbe essere visibile. Se vedete il link, quindi il link alla pagina dell'Unione Europea Taxation and Customs, e qui è possibile fare una consultazione della banca dati e verificare tutte le informazioni tariffarie vincolanti che sono state emesse dalle autorità doganali dei paesi dell'Unione Europea, ovviamente con diversi parametri e opzioni di ricerca. Quindi si può restringere il campo, per esempio, solo a quelle emesse da una determinata autorità doganale. Si può cercare con un'indicazione rispetto
alla data, al periodo, oppure per esempio alla, inserendo, se già si ha un'idea di per esempio in quale voce doganale si può rientrare, potrebbe rientrare il prodotto, quindi considerando per esempio le prime due o le prime quattro cifre del codice, quindi restringendo già il campo e vedere in quell'ambito se e quali informazioni tariffarie vincolanti sono state eventualmente emesse. Oppure si può fare appunto una ricerca per parole chiave, con la descrizione del prodotto, eccetera. Quindi questo è appunto uno strumento per verificare se sono state richieste e emesse delle ITV dalle autorità doganali per prodotti simili o analoghi al nostro, e quindi avere poi un'indicazione se quello che noi abbiamo ipotizzato possa essere il codice da attribuire sia effettivamente eventualmente già stato assegnato, e quindi avere una conferma, oppure in caso contrario. Quello che è sempre poi possibile fare, nel caso in cui sia la verifica documentale che la ricerca nella banca dati delle ITV non porti a risultati soddisfacenti, l'ultimo passaggio, come dicevamo, è che può essere intrapreso, è quello di fare una richiesta direttamente all'autorità doganale. Parlavo prima nella verifica documentale delle note esplicative che aiutano, diciamo, a interpretare correttamente la normativa che riguarda la nomenclatura combinata. Questo è possibile, per esempio, rintracciarle anche a partire dal sito dell'Agenzia delle Dogane. Provo, dovreste vedere ora il sito dell'Agenzia delle Dogane, dove sono riportate appunto, dove è riportato il link alla norma, alla pubblica, al sito dell'Unione Europea che pubblica le note esplicative, e quindi anche qui è possibile andare a rintracciare sul prodotto, diciamo, sulla categoria per la quale si hanno dei dubbi, e verificare se con le note esplicative si riesce a eliminare questi dubbi. Come ultima soluzione possibile, c'è ovviamente quella di richiedere direttamente un'informazione tariffaria vincolante, e quindi a questo punto andare a eliminare tutti i dubbi facendo una richiesta diretta. Allora, l'informazione tariffaria vincolante va richiesta all'autorità doganale competente, quindi nello stato in cui lo stato membro, o può essere anche chiesta, perché ricordo che può essere emessa da un qualsiasi stato membro dell'Unione e ha comunque validità all'interno dell'Unione per tutti i paesi. Quindi è possibile chiederla o nel paese, diciamo, di residenza, o in uno stato in cui si intende poi esportare quel prodotto. La richiesta deve essere fatta inviando appunto la richiesta stessa con raccomandata, con ricevuta di ritorno, oppure con la PEC, all'Agenzia delle Dogane, all'ufficio tariffa doganale, cioè quello diciamo competente per i dazi, i regimi dei prodotti agricoli, eccetera, presso la direzione centrale a Roma. Una copia di questa richiesta va inviata anche per conoscenza all'ufficio delle dogane territorialmente competente per l'azienda, quindi normalmente questo è dove l'azienda ha la sede legale. E va poi ricordato che la
richiesta, quindi l'ITV, ha valore solo per la merce per cui viene richiesta, quindi per un singolo prodotto, e per l'azienda che la richiede. Quando l'autorità doganale rilascia l'ITV, questa viene notificata all'azienda richiedente, anche qui tramite raccomandata, e questa informazione tariffaria vincolante ha poi una validità di 6 anni. Quindi una validità limitata, ma insomma comunque abbastanza lunga. Per fare la richiesta, l'Agenzia delle Dogane mette a disposizione un modulo, non so se riuscite a vederlo, e questo è il modulo, diciamo, che va compilato per presentare la richiesta di ITV. Quindi qua diciamo è il modulo che va compilato, la descrizione della merce, insomma tutti i dati che servono. È chiaro che se si tratta di prodotti particolari possono essere necessarie delle analisi o delle verifiche che potrebbero comportare dei costi. Diciamo, la richiesta dell'ITV è in realtà di per sé non ha un costo, si può incorrere in spese qualora appunto siano necessarie delle analisi o delle perizie o valutazioni, diciamo, più approfondite di questo tipo. Quindi questo è il modulo per la richiesta, anche questo si trova sul sito dell'Agenzia delle Dogane, quindi può essere compilato e poi appunto inviato via PEC o stampato e inviato per raccomandata. Ok, direi che insomma questi sono un po' i passaggi che da seguire per fare tutte le verifiche che è possibile fare direttamente, e poi nel caso in cui ad arrivare ad un risultato definitivo, la procedura per la richiesta dell'informazione tariffaria vincolante e il modulo relativo, che può essere appunto scaricato dal governo. Dunque, questa era la domanda appunto riguardo all'attribuzione del codice doganale. E ora c'è poi una domanda. Francesco, scusa, hanno chiesto quali sono i tempi per ottenere una risposta per l'ITV? I tempi con esattezza non saprei dire. Diciamo che se può variare ovviamente a seconda dei casi, nel senso che è chiaro che se sono necessarie delle analisi, delle perizie, delle verifiche di laboratorio, il periodo sarà ovviamente più lungo, altrimenti si tratta, diciamo così, di una verifica tra virgolette documentale, che quindi può essere svolta in minor tempo. È chiaro che conviene muoversi per tempo, nel senso che è una cosa che va pianificata ed è preferibile ovviamente non arrivare a ridosso nel momento in cui è necessario effettuare l'operazione, quindi magari accingersi a esportare il prodotto e trovarsi magari poi appunto nella situazione di dover attendere del tempo. Non so se sul sito dell'Agenzia delle Dogane sono indicati dei tempi, in ogni caso comunque è possibile consultare l'Agenzia delle Dogane per avere informazioni in merito.
Io credo che la tempistica dipenda appunto dal grado di verifica che deve essere fatta sul prodotto. Non so se qualcuno dice che sente la voce a scatti, non so se mi sentite bene. Io sì, sento molto bene, sì. Okay. Ecco, l'altro, ora stavo recuperando la domanda. Ecco, l'altra domanda che è stata fatta è, allora, da un lato necessita di un chiarimento, dall'altro introduce un elemento sicuramente interessante che non avevamo toccato nella parte relativa alle operazioni doganali e che riguarda il caso di importazione e o riesportazione di prodotti americani, quindi di provenienza Stati Uniti. Allora, la domanda chiedeva come trattare lo scambio di componenti ITAR. Poi accennava alla dichiarazione del IAR americano, chiedeva dei chiarimenti o comunque faceva dei riferimenti ai Technical Assistance Agreements ed altri elementi. Allora farei un passo indietro e farei qualche breve cenno, ovviamente, perché sarebbe un tema a cui dedicare una giornata per poterlo trattare in maniera minimamente approfondita. Però ecco, intanto quello che può essere utile intanto sapere è che dal punto di vista della regolamentazione del commercio estero americano esistono diciamo come anche a livello europeo delle diverse regolamentazioni in merito. Allora, si parlava intanto di IAR. L'IAR è l'Export Administration Regulation, cioè il regolamento dell'amministrazione americana sulle esportazioni, la cui responsabilità, diciamo, rientra nell'ambito dell'Ufficio dell'Industria e della Sicurezza del Dipartimento del Commercio americano, che nella sigla viene denominato BIS, e questo si occupa sostanzialmente è un regolamento che riguarda tutti i prodotti, diciamo, di uso civile o eventualmente di dual use, quindi quelli a duplice utilizzo, quindi sia civile che militare, e articoli militari meno sensibili. Mentre invece l'altra regolamentazione denominata ITAR, che sta per International Traffic in Arms Regulations, quindi è la regolamentazione sul traffico internazionale di armi. Quindi ovviamente si occupa di regolamentare gli articoli, i prodotti in ambito militare, servizi di difesa, software, dati tecnici, eccetera, tutto quello che rientra in ambito militare. Per quanto riguarda questi prodotti, ci sono degli elenchi che indicano quali prodotti rientrano nell'una regolamentazione, quindi in quella militare, che è la lista degli armamenti americana, quindi la United States
munitions list, e quelli che invece rientrano nella competenza del IAR, che sono elencati in un elenco di controllo del commercio, che la sigla è CCL, probabilmente l'avrete vista, che è la Commerce Control List. Quindi siamo, diciamo, in due ambiti molto distinti. Allora, io non so ora se la domanda si riferisse appunto allo scambio di prodotti che rientrano sotto la competenza dell'ITAR, e quindi ambito difesa militare. E nel qual caso ovviamente è necessario, sulla base di un codice di classificazione per il controllo dell'export, che è un codice ICCN, che sostanzialmente mi dice se un prodotto in ambito civile richiede una licenza per l'esportazione in un determinato paese. Ora, il problema dell'esportazione di prodotti americani riguarda il fatto che non è solo rilevante se io, per esempio, come azienda italiana importo un prodotto americano, che ovviamente dovrò fare la verifica se rientra o non rientra, se è necessario chiedere una licenza oppure no. L'aspetto, diciamo, di ulteriore complessità è dovuto al fatto che la eventuale poi riesportazione che io posso fare come azienda italiana di questo prodotto importato dagli Stati Uniti è soggetta alle stesse eventuali restrizioni come se fosse un'esportazione dagli Stati Uniti. Quindi, per chiarire, se io importo un componente, verifico che per esempio dagli Stati Uniti all'Italia non è richiesta nessuna licenza. Nel momento però in cui io questo o lo riesporto così com'è o lo incorporo in un mio prodotto, devo sottoporre nuovamente a verifica questa esportazione, perché potrebbe rientrare tra i prodotti e o i paesi che richiedono una licenza il paese di destinazione in cui io vado ad esportare questo prodotto. Quindi nel caso dovrei fare appunto questa doppia verifica. Quindi posso avere, diciamo, devo distinguere tra l'esportazione dagli Stati Uniti nel mio paese, devo valutare poi la riesportazione, quindi di un prodotto di origine americana, dal mio paese ad un altro paese che potrebbe essere invece soggetto a autorizzazione o licenza, e quindi devo accertarmi di questa eventuale restrizione. Questo vale sia se io riesporto il prodotto così com'è, sia se incorporo quel prodotto in un prodotto, nel mio prodotto, diciamo, che lo contiene, e nel qual caso devo verificare se supero o non supero determinate soglie, che possono essere di valore o di altro tipo, per cui se supero quelle determinate soglie devo, diciamo, anche l'esportazione all'interno del mio prodotto deve essere sottoposta a verifica, e quindi ottenere un'eventuale autorizzazione o meno. Ora, questo è un po' l'ambito generale. Poi nella domanda, quindi questa è una cosa, diciamo, da tenere presente, che la riesportazione di prodotti americani quindi richiede una verifica anche sul cliente finale, cioè, diciamo, il cliente verso il quale io vado ad esportare. Nella domanda poi si faceva riferimento anche ai Technical Assistance Agreements,
Sono un altro tipo di autorizzazione, diciamo di permesso che è possibile ottenere per lo scambio di dati tecnici, informazioni, dati, analisi, eccetera, quando si collabora con un ente o con un laboratorio federale americano. Per cui per poter diciamo effettuare questo scambio di dati devo avere un'autorizzazione che prende il nome appunto di Technical Assistance Agreement, che mi permette quindi nell'ambito di un determinato rapporto di non dover fare ogni volta una richiesta specifica di autorizzazione. E poi però nella domanda si faceva anche riferimento alla compliance, quindi al rispetto di del Trade Agreement Act, che è una cosa diversa dal Technical Assistance Agreement. Cioè il Trade Agreement Act è invece una legge americana che prevede che il governo americano debba acquistare prodotti o di origine americana o provenienti comunque da paesi che sono individuati specificamente in un elenco di paesi autorizzati. Ora ovviamente anche qui i prodotti, per verificare se rispondono a questi requisiti, devono essere o prodotti negli Stati Uniti o nei paesi autorizzati, oppure in questi sostanzialmente trasformati. Anche qui poi ci saranno dei criteri per determinare, come avevamo visto anche per l'origine, se c'è il grado di sufficiente trasformazione. Ora, questi sono un po' i vari temi toccati dalla domanda, che come vedete sono tanti e diversi. Allora, la prima cosa che direi è verificare se si tratta di materiale militare e quindi rientra nell'ambito di applicazione dell'ITAR, scritto ITAR, è una cosa, quindi sicuramente sono componenti o prodotti soggetti a regolamentazione, quindi richiedono licenza, autorizzazione, eccetera. Se invece rientrano nel IAR, quindi nel regolamento per l'esportazione di prodotti non strettamente militari, anche lì esistono delle liste, queste elenchi, diciamo, dove è possibile verificare se il prodotto in questione, sulla base del ICCN, quindi del codice di classificazione, l'Export Control Classification Number, se rientra in uno di quelli che richiede un'autorizzazione o una licenza, oppure no. E questo diciamo come criterio generale. Poi nello specifico bisogna distinguere se si parla di Technical Assistance Agreement, ci si riferisce a una collaborazione con un ente federale, quindi a un permesso da parte del governo americano per poter appunto scambiare dati, ricerche, informazioni, eccetera, con enti di questo tipo. Se invece ci si riferisce al Trade Agreement Act, ci si riferisce a scambi, quindi a transazioni con il governo americano che appunto per effetto di questa legge deve comprare o prodotti americani o prodotti provenienti dai paesi individuati, e quindi sostanzialmente non da paesi esclusi, ecco, diciamo, mettiamola così, che sono probabilmente meno. Quindi questo va un po' diciamo come linea guida all'interno della quale muoversi. Non so, spero di aver dato qualche orientamento, e quindi si tratta appunto di verificare in quale di queste quattro categorie, diciamo, ci muoviamo. È chiaro che
se si acquistano e o si esportano prodotti con gli Stati Uniti, questa disciplina va sicuramente approfondita e anche qui eventualmente affiancata da un parere professionale qualificato che ci permetta di orientarci nelle varie regolamentazioni. Io ecco, spero di aver dato qualche indicazione utile. Ecco, c'era poi una domanda che invece riguardava l'argomento che abbiamo trattato la volta scorsa e che riguardava le operazioni triangolari o quadrangolari IVA. Allora, su questo, da quello che ho potuto vedere, si tratta di un aspetto molto specifico sul quale, diciamo, se si tratta di un problema concreto sul quale bisogna individuare una possibile soluzione, nel senso che nelle transazioni a catena, quindi nelle operazioni che coinvolgono più di 3 soggetti in più paesi, eventualmente comunitarie o anche extracomunitarie, diciamo che non esistono soluzioni univoche. Quindi si tratta di valutare il caso specifico e individuare quale ipotesi alla fine risulta essere più percorribile o più conveniente. Quindi su questo io raccomando, se si tratta appunto di un'esigenza concreta, una verifica quindi richiedere un parere professionale qualificato sul merito per poter poi impostare l'operazione in modo corretto. Quello che qui secondo me può essere utile dire è, possiamo, la volta scorsa abbiamo accennato alle operazioni di triangolazione, che sostanzialmente sono quelle nelle quali intervengono almeno tre operatori, e quindi c'è un cedente, il fornitore, diciamo, un promotore della triangolazione e un destinatario finale in paesi diversi, e i beni oggetto dello scambio sono sostanzialmente oggetto di due contratti separati di cessione, dove però avviene un unico trasferimento di merci, quindi dal primo fornitore al destinatario finale. E qui avevamo visto, mi sembra, anche qualche esempio. Mentre avevamo solo fatto un breve cenno alle operazioni quadrangolari, diciamo, o transazioni a catena, cioè operazioni nelle quali gli operatori che partecipano sono più di tre e sono collocati in più stati. E allora, nel caso di quando si verificano queste configurazioni, quello che è necessario fare è individuare, diciamo così, la soluzione diciamo, più conveniente, diciamo preferibile per ricondurre queste operazioni che coinvolge più soggetti ad una triangolazione. Quindi questo come può essere fatto? Questo può essere fatto sostanzialmente no nominando almeno un rappresentante fiscale, questo chiaramente in funzione del numero di soggetti coinvolti, in uno stato o di partenza o di arrivo delle merci. Quindi diciamo non è possibile dare una soluzione che sia sempre valida. Forse può essere utile fare un esempio e poi, diciamo,
sulla base di questo o verificare se è riconducibile il caso concreto ad uno schema del genere, oppure andare anche a verificarne altri. Ci sono delle ottime guide in cui appunto sono descritti molteplici casi pratici di questo tipo, e quindi si può eventualmente verificare quale si avvicini di più alla situazione concreta, anche se poi appunto si tratta di un tema e di un ambito in cui poi è sempre opportuno comunque fare riferimento ad un professionista qualificato se appunto si tratta di individuare la soluzione poi da implementare. Per chiudere il tema e dare, diciamo così, un'idea di che cosa sia un'operazione quadrangolare o una transazione a catena, ipotizziamo di avere un'azienda italiana. Qui parliamo di rapporti ovviamente tra soggetti passivi e IVA, quindi tutte aziende. Supponiamo un'azienda italiana che acquisti un prodotto da un'azienda tedesca e lo venda, quindi acquista il prodotto dall'azienda tedesca, lo vende ad un'altra azienda in Italia, la quale a sua volta lo cede ad un cliente, per esempio, in Francia. Quindi qui stiamo facendo un'ipotesi di un'operazione comunitaria. Allora, è possibile scomporre, diciamo, questa operazione andando a verificare i rapporti tra i vari soggetti. Quindi qui vediamo che il rapporto tra l'azienda tedesca e il fornitore italiano, quindi la prima azienda italiana, tanto vediamo che è un'operazione che ovviamente non può essere qualificata in questo modo come triangolazione, perché l'azienda italiana non è fornitore del cliente finale francese. Quindi l'acquisto dell'azienda italiana non configura quella fattispecie che avevamo individuato come acquisto intracomunitario, perché manca il principio della territorialità, cioè il bene fisicamente in Italia non arriva, ma va direttamente dal soggetto, dal secondo, diciamo, soggetto italiano al cliente finale in Francia, mentre il prodotto viene spedito direttamente dall'azienda tedesca. Quindi l'operazione in Italia non è soggetta ad IVA. Il rapporto tra le due aziende italiane, appunto, non essendo il prodotto fisicamente presente in Italia, perché non ci arriva mai, configura un'operazione che non è rilevante e finiva in Italia, ma sarà invece un'operazione soggetta ad IVA in Germania, che è il paese dal quale la merce parte e viene spedita in Francia. Il rapporto tra il secondo soggetto italiano e il soggetto francese non configura una cessione intracomunitaria dei beni, anche qui per mancanza della presenza fisica materiale del prodotto, ma sarà rilevante e finiva in Francia. Allora, in una situazione del genere, per ricondurre questa configurazione ad una triangolazione comunitaria, questo obiettivo può essere raggiunto se uno dei due soggetti italiani nomina un rappresentante fiscale, in questo caso o nel paese di partenza della merce, quindi la Germania, o in quello d'arrivo, la Francia. In questo modo è possibile ricondurre, diciamo, questa operazione ad una triangolazione, in quanto la transazione tra soggetto italiano e tedesco tramite il rappresentante fiscale diventa un'operazione interna in Germania. Il rapporto tra il rappresentante fiscale del primo soggetto azienda italiana e il secondo soggetto italiano è
cliente francese, a questo punto rappresentano una triangolazione. Quindi a questo punto c'è una cessione, si configura una cessione intracomunitaria tra il rappresentante fiscale italiano in Germania e il soggetto italiano, che è il secondo, diciamo, acquirente in Italia, e a questo punto la fattura viene applicata al cliente francese dal secondo soggetto italiano senza IVA, e il cliente francese applica l'IVA in Francia con il meccanismo del reverse charge. Quindi, diciamo, attraverso la nomina del rappresentante fiscale, in questo caso in Germania, abbiamo ridotto, diciamo così, ricondotto un'operazione quadrangolare ad una triangolazione comunitaria che rientra nella casistica che abbiamo visto la volta scorsa. Mi rendo conto che è un argomento, diciamo così, che è molto articolato e non è possibile purtroppo descrivere un modello che vada bene per tutti i casi. Quindi, ripeto, il mio suggerimento è verificare attraverso varie guide o manuali che riportano una molteplicità di casi pratici di questo tipo, e capire quali sono le opzioni eventualmente a disposizione, e in ogni caso, prima di effettuare, di prendere una decisione, quindi su come impostare una determinata operazione, in questo ambito sicuramente fare riferimento anche ad un consulente qualificato per studiare una soluzione che sia appunto la migliore per il caso specifico. Spero che con queste indicazioni si sia perlomeno dato un modus operandi, ecco, che può essere utile seguire. Ecco, c'era un'ultima domanda che riguardava la compilazione della lettera di vettura internazionale, CRM, e questa direi che è un tema che verrà trattato negli argomenti di oggi, quindi semplicemente rinvierei al punto più avanti nella presentazione. Non so se queste erano un po' le domande che risultavano a me. Sì, direi... corretto, avevo solo queste domande. Ecco, direi niente a questo punto di entrare nel tema di oggi. E se non c'erano altre domande o chiarimenti su quello che abbiamo detto finora, direi di procedere allora. Allora, dunque dovreste vedere le slide. Sì, dovrebbe essere sempre in condivisione. Allora, il tema dei trasporti internazionali. Quindi entriamo nell'argomento di oggi. Allora, intanto, per inquadrare un po' l'argomento, quando si parla di trasporto, chiaramente i trasporti possono riguardare sia le persone che le merci, i prodotti, possono aver luogo a livello nazionale o a livello internazionale, e possono essere effettuati per conto proprio o per conto terzi.
Quando si parla di servizi di trasporto e servizi di logistica internazionali, ovviamente sì, e da qui in avanti faremo riferimento a questo aspetto, si parla prevalentemente di trasferimento di beni, merci o prodotti, i quali normalmente sono oggetto di un contratto di compravendita. Questo in generale vale per il trasporto. Se parliamo di trasporto internazionale, ovviamente il requisito è che il luogo di partenza del trasporto e il luogo di destinazione siano situati in paesi diversi. E quando parliamo di, quindi abbiamo detto che prevalentemente i trasporti riguardano il trasferimento di merci o prodotti che sono oggetto di un contratto di compravendita. Nel contratto di compravendita le obbligazioni principali del venditore riguardano la consegna della cosa al compratore, il trasferimento della proprietà dal venditore al compratore e poi ovviamente la garanzia dell'assenza dei vizi della cosa venduta. Ecco, parlando ora di trasporto, ovviamente ci riferiamo in prima battuta soprattutto all'aspetto relativo alla consegna, perché chiaramente il trasporto implica o configura, diciamo, una modalità di esecuzione del contratto di compravendita, cioè la consegna avviene attraverso il trasporto e quindi attraverso la consegna si sostanzia l'obbligazione del venditore. Quello che è importante poi vedere è in quale momento si può considerare avvenuta la consegna e in quale momento, perché non sempre coincidono, si considera avvenuto il trasferimento della proprietà del bene venduto. E questi due aspetti sono elementi fondamentali perché implicano, tra le altre cose, al di là del rispetto dell'obbligazione contrattuale, ovviamente, per cui abbiamo bisogno di elementi che ci che sostanzialmente ci permettano di verificare se l'obbligazione è stata adempiuta, quindi se la consegna è avvenuta, se c'è stato il trasferimento della proprietà, ma anche riguardano l'aspetto del trasferimento del rischio e del sostenimento dei costi, cioè a carico di chi siano gli uni e gli altri, quindi a carico di chi sono i costi relativi alla consegna, quindi al trasporto e quindi eventualmente all'assicurazione, e in capo a chi sono i rischi e quando si ha il passaggio del rischio da un soggetto all'altro. Quindi questi sono sostanzialmente dei momenti, punti critici, diciamo, della transazione, che è fondamentale individuare e saper collocare chiaramente in modo da poter gestire, risolvere o prevenire eventuali controversie. Ora, questi sono sicuramente elementi che fanno già intuire l'importanza degli aspetti relativi alla gestione del trasporto. Ce ne sono anche altri e in parte abbiamo visto anche quale importanza hanno gli aspetti, diciamo, collaterali o conseguenti, diciamo, delle attività di trasporto sulle attività, sulle operazioni doganali. Quindi la gestione del trasporto ha una ripercussione anche sull'andamento delle operazioni doganali o sulla gestione delle operazioni doganali,
Un altro elemento importante che vedremo più nel dettaglio nella prossima parte riguarda il coordinamento tra le condizioni di resa, quindi la consegna, il trasferimento del rischio della proprietà, con le condizioni di pagamento, cioè quali sono i termini di pagamento concordati e di conseguenza la valutazione di quale tipo di accordo di trasporto sia più coerente, diciamo così, con le condizioni di pagamento pattuite. E un altro elemento fondamentale su cui impatta la gestione del trasporto è il controllo dei rischi connessi alla consegna della merce. Quindi qui abbiamo rischi non solo nei termini di eventuali danni o perdita del prodotto, ma anche rischi connessi per esempio alla disponibilità dei documenti doganali, tempi rispetto o meno di tempi di consegna, quindi la durata della consegna. Quindi anche qui diciamo gli aspetti coperti dalla gestione del trasporto sono molteplici. Un altro elemento che ha invece una rilevanza più di carattere economico è quello dell'incidenza che i costi di trasporto hanno sul prezzo di vendita o comunque sul costo complessivo dell'operazione per il compratore, e quindi sono in qualche modo un elemento che influisce anche sulla competitività. L'importanza dei trasporti è cresciuta enormemente, e questo non solo per via dell'aumento degli scambi internazionali, ma anche per esigenze di carattere prettamente gestionale dell'azienda. Basti pensare per esempio a tutto quello che riguarda la gestione del capitale circolante e quindi del magazzino, e quindi delle scorte e quindi anche degli oneri finanziari collegati a un'immobilizzazione più o meno alta in scorte, e di conseguenza la rilevanza che rispetto a questa gestione, all'impatto finanziario della gestione delle scorte, possono avere delle consegne per esempio di tipo just in time rispetto a quelle che invece tendono a creare delle scorte, diciamo, di sicurezza, e che però implicano poi immobilizzazioni maggiori, che quindi hanno poi un impatto anche a livello finanziario nella gestione aziendale. Quindi gli aspetti collegati direttamente o indirettamente con la gestione dei trasporti sono molteplici, quindi la risposta alla domanda perché occuparsi del tema dei trasporti internazionali, ecco, perché appunto ha ripercussioni su molteplici aspetti che hanno poi ripercussioni sia a livello economico, sia a livello di competitività, sia a livello finanziario, sia anche a livello fiscale. Basti pensare al fatto che uno dei requisiti, per esempio, perché un'esportazione, una vendita all'estero non sia imponibile ai fini IVA, è appunto la dimostrazione dell'avvenuta spedizione all'estero. Quindi se non ho un adeguato controllo del processo di trasporto, rischio di avere difficoltà a fornire questa prova e quindi poi a dover eventualmente assoggettare una vendita ad IVA, quando invece avrebbe potuto essere non imponibile.